La spedizione dei Mille li arruolavano direttamente in Inghilterra. Sappiamo qual era l'interesse dell'Inghilterra, i soldi della massoneria finirono nelle tasche dei generali borbonici che invece di combattere ritiravano le loro truppe, eccetera, eccetera. Il 20 maggio del 1828 l'Illustrated London News scrisse: perplessità sulle capacità progettuali e costruttive dei napoletani e vive preoccupazioni sulla sorte dei poveri sudditi, sicure vittime di questo vano esperimento di sprovveduti dettato solo dalla voglia di primeggiare. Questo era il 20 maggio. Il 4 maggio del 1832 il solito giornale inglese ipotizzava che il ponte fosse già pronto, ma non fosse stato ancora collaudato, perché scriveva: timore per il suo sicuro crollo. Era il 4 maggio, eh? Il 10 maggio, quindi solo 6 giorni dopo, il re venne direttamente qui sul ponte con un esercito di lancieri, e fece passare su questo ponte prima il suo esercito a piedi, poi a cavallo, poi al trotto, poi al galoppo, poi tutti i carri, pesantissimi, perché carichi di cannoni. Salì su un carro al centro, sguainò la spada e inaugurò il ponte. Il nostro progetto era stato realizzato. Alla faccia di chi ci voleva male, il ponte non era crollato. Grazie, grazie a lui, grazie a lui. E negli annali del Regno delle Due Sicilie c'è scritto: sulle due rive del Garigliano gli facevano ala ambasciatori, militari, una folla strabocchevole di gente proveniente da Scauri, Traetto, Castelforte, Suio, Mola, Gaeta. Quando il sovrano si piazzò al centro del ponte con la sciabola alzata, si fece un gran silenzio. Con voce ferma comandò agli uomini di passare il ponte più volte, in ambo le direzioni. Prima al trotto e poi al galoppo, infine alla carica, poi passarono i carri e le truppe, come vi dicevo prima. Grazie, grazie dell'assistenza. E addirittura Byron, il grande poeta inglese, quando fece un viaggio subito dopo, in quegli anni, scrisse: intanto lo chiamò il Ponte delle Fate, pensate che bello. Guardate, adesso il sole comincia, no, ad abbassarsi. Tra un po' sarà bellissimo vederlo, vedere il ponte, vedere il riverbero nel fiume. E Byron scrisse: convien ora da quel sito veder la magnifica mostra che fa di sé il nuovo ponte, librato come in aria sul fiume, nel bel mezzo di vasta pianura. Tu scopri da una parte colline e monti,